Non accetterò mai una candidatura contro Franco, disse Antonio Pettinari, dell'amico e treiese come lui Capponi, nel momento della brusca fine dell'esperienza al governo della provincia. E invece eccoli qua, contrapposti alla guida delle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra che si affronteranno alle prossime elezioni provinciali. In realtà, coalizioni piuttosto dimagrite rispetto a quelle che si presentarono alle elezioni del 2009. Il centrodestra perde l'UDC, convertito al modello Marche, sulla via di Ancona lo scorso anno, e in attesa di sapere cosa faranno i finiani maceratesi, mentre il Partito Democratico perde tutta l'ala sinistra, dal momento che non è arrivato nemmeno l'accordo con Sinistra Ecologia e Libertà, che presenterà come candidato presidente il sindaco di Morrovalle, Francesco Acquaroli, e intorno al quale cerca di ottenere quantomeno l'appoggio dai partiti con la falce e martello e dei Verdi. Outsider il comitato di pietra dell'amministrazione Capponi, Luigi Gentilucci, leader della LAM, il cui ricorso ha fatto decadere la giunta, e il sempreverde Tonino Quattrini, leader del Fronte Verde, appunto. Novità del 2011, il fuoriuscito della Lega Nord Enzo Marangoni, il cui attivismo fece ottenere al Carroccio un risultato ragguardevole 2 anni fa. Marangoni, dopo la querella in consiglio regionale, è stato emarginato dal partito e ora balla da solo. Questo è il quadro che precauzionalmente resterà aperto fino al 16 aprile, quando scatterà lo switch off della presentazione delle liste. Anche perché all'interno degli schieramenti e dei partiti mal di pancia potrebbero far saltare tutto. Nel PD gli esponenti della mozione Marino chiedono le primarie e la convocazione dell'assemblea provinciale, mentre nell'UDC l'accordo con il PD ha già fatto la prima vittima politica con le dimissioni del segretario provinciale Augusto Ciampechini, in palese contrasto con Pettinari.